summer of love. Bella a tutti ragazzi, sono Jess in questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo con la quarta parte di The Last of Us. E sinceramente mi sta prendendo di nuovo veramente veramente bene. Infatti sto andando a registrare più tutte che posso, perché sarà poi un periodo prossimo che non riuscirò a registrare facilmente. Quindi mi sto pre-registrando più video che posso. In questo caso siamo sto registrando di fila dalla terza e la quarta parte. C'erano lasciati che avevamo ucciso Robert, il trafficante d'armi o comunque quello che le smerciava a noi, e ci ha detto che le aveva date alle luci. E abbiamo poi incontrato questa tipa qua che dovrebbe far parte delle luci. Abbiamo fatto fare ferite, seguirla per... Ehi, come va? Vivrò. Qua ci sono soldati. Ecco, soldati. Quella è l'uscita, la porta sotto. Comunque abbiamo già capito che possiamo i soldati silenzio, sono anche tra, tra i nemici del gioco. Vediamo come va. Andiamo. Arriviamo a quella porta. Un fossato in mezzo. Dettagli. Però se quel giorno ho sbagliato, non siamo persi l'azione. Io prendo questo, fai il giro, sistema l'altro. Chi se ne frega. Allora facciamo così, torniamo indietro. Lanciamo il mattone da giù. Si è distratto. Sì, l'ho sentito anch'io. Occhi aperti. Allora mi shift di nuovo. Mi morto. Ma ti dovevi proprio girare. Ma ti dovevi proprio girare. Ma non ti fa schifo, ragazzi. Io veramente non so che dire. Dove sei? Ora sei mio. Faccia amore, anche faccia amore. Dietro di te! Sembrava di averti colpito in testa. Perfettissimissimissimo, raga. Ora, speruma in bing. Parte il piemontese. Speriamo in bene di trovare dei proiettili dei loro cadaveri. Già che abbiamo fatto sto lavoraccio. Invece no, raga, no. Sono tirchi, pure da morte. Sono tirchissimi, raga. Potrei farci uno slogan nelle magliette. Pure da morti sono tirchi. Hanno preso Warren. Addio, amico. Marlene, dobbiamo andare. Presto arriveranno altri soldati. Hai ragione. Muoviamoci. Non manca molto. Speriamo che non manchi molto. Se ci stai già facendo fare su e giù dappertutto. Abbiamo già pure dovuto sbagliare un po' di persone. Dove andiamo, Marlene? Dai, un attimo, il tempo che eviti di morire, poi ti risponderà. Come stai? Vado avanti per inerzia, ma ce la farò. Ma è poco più avanti.
Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Cosa dobbiamo contrabbandare? Ti faccio vedere. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Cioè, comunque, questo qua non ancora ben capito bene cosa dovrebbe essere. Poi tipo così un... Gial, dammi una mano. Quelle dei forni, tipo. Ce la vogliamo fare. Ehi, ehi, ehi. Alzati. Stai lontano da lei. Lasciala andare. Oh, chi si vede, raga? Li recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie. Non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me. Così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Che sia... Ellie! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene... Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo. Bene, raga, abbiamo conosciuto Ellie. Non so bene come definirla, se la protagonista o la co-protagonista. Ho sentito la sparatoria. Lei più co-protagonista con Joel. Cos'è successo? Comunque, le luci. Credo che lei è se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. Chi è cos'è della sua fase? Sappia chi è Ellie. Militare, gente, non so di più. Di qua. Ok, forse qua non mi devo più. Ok, quelli no. Attenzione, muoviti. Punibile con la morte. Non correte rischi. Denunciate immediatamente ogni attività sospetta. Le cose. Raga, ma siamo seri. Dove stiamo andando? Lassù. Quindi. Così arriveremo al tunnel nord. Se come facciamo a salirci? Esatto. Dammi un minuto. Gli amici cassoni a spazzatura. Che ci accompagneranno poi per tutto il gioco. Ce la fai da sola o? Sì. Ok. Perfetto. Questo tunnel lo usi per il contrabbando? Sì.
Merce illegale? A volte. Mai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Un giovane un po' spiazzato. Merce straordinaria. Allora, cos'è Marlene per te? Non so, è un'amica, credo. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Eccoci qui. Facendo? Ma ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Quindi ragazzi, questo episodio di The Last of Us si conclude qui, lo so che è stato più breve rispetto agli altri, ma ho veramente poco tempo da registrare. Io vi ringrazio, vi invito a passare sui social, nel link di Instagram per giochi scontati. Io vi ringrazio, da GS è tutto, ciao a tutti.